Al Vincenzo Savini, il Pineto si aggiudica la finalissima playoff vincendo 0-1 contro il Rossoblù in vantaggio con Minnozzi. Nella ripresa non succede più nulla, finisce dunque così un campionato straordinario dei biancazzurri che con una rimonta incredibile fino al terzo posto vincono la finalissima playoff in casa dell'11 di mister Massimo Epifani. Calcio d'inizio per i padroni di casa dopo l'iniziale fase di studio, passa il Pineto, a quadro rimane a terra, Canci non interrompe il gioco dando la possibilità di involarsi in contropiede a Mastro Ippolito, il numero 27, serve Minnozzi che dal limite fredda sul palo di competenza Clevis Sciba, il notaresco risponde subito, pennellata di Marchionni, Speranza va vicinissimo al gol dell'ex ma eccezionale Mercorelli a sventare l'incornata. La partita è vibrante, Romano involato a tu per tu con Sciba che è bravo da libero ad anticipare la punta numero 24. La risposta dei rossoblù arriva con Marchionni, il numero 7 a giro trova ancora uno strepitoso Mercorelli con la punta delle dita a deviare in angolo, ancora l'11 di Epifani al 43esimo prova a pareggiare, a quadro con un rimbalzo trova la risposta in corner del portiere ospite. Nella ripresa Palumbo si accentra, Bissuri mancino e palo esterno, notaresco un passo dal pari, sul ribaltamento di fronte azione personale di Della Quercia che conclude, Sciba neutralizza, sempre la squadra del presidente Brocco non si lascia intimorire, su corner svetta Romano, palla fuori di un nulla, crescono le emozioni, Marchionni penetra in area. Tutto regolare per Canci, la sfera arriva a Palumbo che salta nuovamente Mercorelli, le due compagini non si risparmiano, Minincleri inventa un pallonetto che si spegne di alto poco sopra la traversa, il Pineto cresce, Cerceluti fa galoppare Bugalo che da posizione impossibile trova la risposta di Clevis Sciba, lo stesso numero 11 su calcio d'angolo in un duello tutto personale che il numero 1 di casa sfiora il raddoppio, il derby è equilibratissimo, nel contropiede Cerceluti fa tutto da solo, ancora l'estremo di casa neutralizza, non succede più nulla, il Pineto vince per 0-1 la finalissima playoff staccando una gemma unica nella sua storia calcistica, il notaresco si arrende all'11 biancazzurro dopo un campionato incredibile come antagonista del Campobasso.